Adesso stanno arrivando anche i registi stranieri, internazionali, i cui nomi magari non direbbero granché alla nostra platea, ma che sono rilevanti. Pensate ai film indiani, a Bollywood, che sta arrivando qui, e stiamo parlando di film che escono in 1500 copie a Ferragosto in India, come è successo l'anno scorso. Quindi è la cinematografia oggi più importante al mondo, insieme a Hollywood. Sono grosse produzioni che vengono qui. Cosa interessante, non spacciano questa regione peraltro da sé. Perché per esempio gli indiani hanno girato a lungo negli anni scorsi in Svizzera, andavano nelle verdi valli svizzere in estate e simulavano che fossero ballate indiane, quindi c'erano vacanze di coppie indiane, perché sono sempre storie d'amore, con molta musica, film molto lunghi spesso, e invece qui in alcuni di questi film ci sono proprio coppiette indiane fatte da divi, che lì sono qualcosa di impressionante, che farebbero impallidire i nostri o anche quelli americani, che vengono qui in viaggio di nozze a Vieste, a Peschici, anche in qualche elemento di cineturismo, come suol dirsi oggi. Stranieri che non spacciano la Puglia per le loro terre, però questo accade ancora oggi. Ci sono dei registi che vengono in Puglia, girano e talvolta prendono anche degli aiuti economici, però poi spacciano la terra dove hanno girato per altri territori. Il caso della Vermuller. Se un regista viene qui e ambienta qui qualcosa, spacciandolo per qualcos'altro, va benissimo dal punto di vista industriale, e Film Commission fa anche questo, fa politiche di sviluppo della filiera, ancorché piccola, dell'audiovisivo. Quindi per noi è assolutamente legittimo accordare dei sostegni, sia in senso di ospitalità, sia ove mai meritevoli, in senso anche di contribuzione, erogazione di denaro, perché si tratta in primis di quello, di un pezzo di industria del cinema o dell'audiovisivo. Quindi significa gente che lavora su quel set, alberghi, ristorazione e quant'altro che vengono coinvolti. Naturalmente va meglio se un film indiano cita Albero Bello, ma d'altro canto non sempre così. Non c'è il rischio che alcune produzioni vengano qui soltanto per prendere poi dei contributi? No, non c'è questo rischio, perché le produzioni cinematografiche sono a loro volta delle macchine molto delicate, cioè non si fa un film per andare a prendere un piccolo contributo in Puglia, per il semplice motivo che un film, parlo di un lungometraggio, costa tanti soldi e che i nostri contributi sono ovviamente in ottica percentuale molto limitati rispetto a questi costi, quindi non c'è questo rischio. L'unico rischio che corriamo in questo momento è di essere troppo di moda, di avere troppe produzioni. Ok, dunque non vengono per il contributo della Film Commission, allora perché vengono in Puglia? Come nasce Pugliawood? Quali sono le ragioni che spingono le produzioni a venire a girare in Puglia? E questa è una regione molto interessante anche dal punto di vista cinematografico in senso largo, perché c'è una luce splendida, perché c'è una varietà paesaggistica molto, molto ben scandita, perché nel giro di poche ore si può arrivare dal Gargano al Salento, quindi dai monti al mare, alla Murgia e a quant'altro, che c'è una capacità di ospitalità da parte della popolazione, delle cittadinanze pugliesi e dei comuni pugliesi. La possibilità che tu hai di girare per 8-9 mesi l'anno in zone sostanzialmente miti, soleggiate. E invece c'è qualcosa che può scoraggiare? Torniamo alla Vermuller, quell'episodio della tentata estorsione di cui si è tanto parlato. Sì, si è troppo parlato. Io direi che si è troppo parlato, non perché non si debba parlare di questo, perché è giustissimo parlare, perché non mi pare che fosse un attacco alla diligenza. Si trattò di una minaccia che bastava forse sostanzialmente denunciare la questura, come fu fatto in primis dai nostri funzionari di Film Commission, ma non ci fu una grossa minaccia, tant'è vero che la stessa Vermuller si spostò da Taranto a Brindisi. Tuttavia, sicuramente quello che può scoraggiare, come in altri rami industriali o economici, è proprio l'elemento della sicurezza.